il fatto di andare in determinati paesi e cercare di in un qualche modo risolvere con delle azioni che sono state fatte, ma sono state fatte che non hanno portato nessun tipo di risultato, perché se noi ci ritroviamo adesso in questa situazione ci sono due motivazioni fondamentali. La prima è che attraverso bombardamenti, per esempio, che sono stati fatti in Iraq, abbiamo creato un vuoto e in questo vuoto c'è stato il radicamento del terrorismo. La seconda, che credo che sia quella più importante su cui dovremmo riflettere, è che il problema, il nemico, non è che ce l'abbiamo fuori, il problema, il nemico, ce l'abbiamo in casa, che nel quale appunto ci si ritrova anche con giovani europei che decidono di andare in Siria, di essere addestrati e di tornare e di fare delle azioni terroristiche. Probabilmente dovremmo pensare anche al perché ci sono persone, grazie, ragazzi di nazionalità Spadoni. Europea che decidono di andare e di farsi esplodere nelle nostre città. Grazie. Non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 1.27, Maglio Di Stefano, parere contrario, Commissione Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. D'Ambrosio. De Lorenzis. Posto? Okay. De Mita. D'Ambrosio ancora non riesce. Ecco, ok. De Mita ha votato. Latronico ha votato. Ravetto. Ci siamo? Ok, non vedo. Sì, c'è una mano alzata. Roccella. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'1.57, Maglio Di Stefano. Parere contrario, Commissione Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Gigli. Ci siamo? No. Ho chiuso. Sta salendo, ha votato? Sì. Mi pare che tutti abbiano votato. No, Matarrelli. Causi. Pesco. Posto. Chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.7 Marcon. Se nessuno chiede di intervenire, metto in votazione il parere contrario, Commissione Governo, favorevole del relatore Sinistra Italiana. Si rimette all'Aula il relatore 5 Stelle. Aperta la votazione. Fratoianni, Paris, Micillo. Abbiamo votato tutti? Sì. Berlinghieri. È chiusa la votazione. La Camera respinge. 1.8 Fava. Parere contrario, Commissione Governo, favorevole relatrice Sinistra Italiana. Si rimette all'Aula il relatore 5 Stelle. Aperta la votazione. Malisani. Fanucci. Saltamartini ha votato. Fanucci. Palese. Ci siamo? Della Valle. Occhiuto, Cecconi, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo agli identici 1.9 Duranti, 1.58 Vito. È scritto a parlare il deputato Vito. Prego, onorevole.
Sì, signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, con questo emendamento e con il successivo 1.59 noi poniamo la questione della missione EUNAVFOR MED, una missione recente che noi abbiamo sostenuto e anche votato nella fase di avvio, ma che si sta dimostrando inefficace rispetto a quelle che erano le vere finalità di questa missione dell'Unione Europea. Le vere finalità di questa missione è il contrasto e la repressione del traffico internazionale di persone umane. E non vi è dubbio che per contrastare e combattere efficacemente questo traffico illecito internazionale che finanzia il terrorismo internazionale, l'unico modo per farlo in maniera efficace non è quello di intervenire quando i migranti sono già in mare, ma è di farlo direttamente sulle coste libiche, intervenendo lì